L'albero della vita da oggi nella piazza centrale del Valdichiana Outlet Village a simboleggiare appunto l'importanza della vita e a portare anche il messaggio di un'associazione che si chiama Sogni e che ha il compito bellissimo di realizzare appunto i sogni dei ragazzi oncologici. Chiaramente lo scopo è uno scopo nobile, quindi quello di supportare e promuovere l'associazione Sogni, un'associazione che chiaramente è seria prima di tutto, ma che fa anche delle opere importanti di bene, dando supporto a dei minori, dei bambini che hanno appunto dei sogni da realizzare pur essendo gravemente ammalati. Quindi questo è sicuramente lo scopo fondamentale di questa iniziativa. Poi chiaramente abbiamo scelto un'opera bellissima dell'artista Roggi, un artista locale di Castiglione Fiorentino, che impreziosisce anche la nostra piazza, quindi chiaramente era una di quelle iniziative a cui non potevamo non dire sì, non potevamo certamente non aderire, quindi siamo veramente molto contenti di questa iniziativa e di questa giornata. È stata veramente importante per me questo momento, perché proprio in questo periodo che ci chiediamo di più quello che possiamo veramente fare nella vita di importante, al di là del lavoro stesso, pensiamo che sia importante fare qualcosa di più, e quel qualcosa di più è far sorridere, far trasmettere la gioia a chi purtroppo ne ha bisogno. Noi interveniamo sempre direttamente attraverso i riferimenti oncologici pediatrici di tutta Italia. Veniamo contattati, troverete tutto all'interno del sito, che è il www.sogni.tv. E veniamo contattati via mail o via telefono. Ci dicono magari le modalità che possono essere quelle del bambino. C'è un protocollo medico da seguire, perché comunque purtroppo abbiamo molte richieste fasulle, ok? Quindi andremo anche a identificare questo, a discapito magari di ragazzi che veramente stanno male. Fatto questo, poi interveniamo a titolo gratuito. Questi ragazzi e le famiglie vengono ospitati da noi a realizzare il sogno, che sia a livello di territorio nazionale che all'estero. Interveniamo in questo modo. Lei è la prima bambina che io ho visto volare in alto con il sogno realizzato, e questa è una cosa che è rimasta nel cuore e che mi ha permesso di sentire lo stesso entusiasmo di Rudy Zanatta, che è il fondatore di questa associazione, e di cercare di aiutarli in tutti i modi. Quindi adesso, dopo un tot di anni, siamo qua a presentare un nuovo progetto che parte da Andrea Roggi con la sua scultura meravigliosa e darà il volto all'associazione, e proseguirà con un CD musicale dove verranno raccontati i vari momenti di questa, di questo trascorso, di questi momenti che sono importanti. Non sono sempre solo drammatici, ci sono anche momenti di gioia, di speranza, c'è tutto. Un CD racconta proprio le emozioni nella totalità di quello che sono, che vedrete realizzare entro dicembre. Qual è il tuo sogno? Quello di diventare una regista. Visto che appunto vorresti diventare una regista, secondo te quale dovrebbe essere il ruolo del cinema, o comunque sia del mondo della comunicazione, il ruolo principale? Quello di infondere buoni messaggi agli altri, alle persone che appunto vengono a guardare i nostri lavori, ad ammirare ciò che facciamo, e quello di farli svagare, perché in un mondo nel quale appunto siamo pieni di problemi, e la cosa che più ci serve è quella appunto di staccare un attimo con il pensiero grazie alle persone che fanno questo lavoro.